Benvenuti ad Insadong, qui siamo nel quartiere delle gallerie d'arte, ci sono moltissimi negozi e soprattutto si può respirare l'aria di tutto ciò che è tradizione ed è legato appunto alla Corea del Sud. Pertanto, se non si vuole uscire dalla città ma avere nel cuore della città un'area nella quale immergersi in tutti i souvenir e in tutto ciò che riguarda ovviamente la Corea antica, basta venire ad Insadong. Non solo ci sono gallerie d'arte, ma anche gallerie nelle quali nuovi artisti mostrano le loro opere e soprattutto ci sono moltissime case da tè, che in queste case da tè, che sono case da tè tradizionali, vengono serviti dei dolci che ovviamente fra poco noi andremo a vedere. Finalmente eccomi a casa. Oggi ci siamo avventurate tra le vie di Insadong, questo quartiere molto particolare vicino a Bukchon, nel quale si può respirare proprio l'atmosfera della Corea antica e nel quale si può riuscire appunto ad acquistare moltissimi souvenir. All'interno di questo quartiere io vi consiglio di inoltrarvi, ma soprattutto di avventurarvi liberando la mente ed entrare in queste vie, soprattutto i lati, avventurarvi proprio come ho fatto io alla ricerca e alla scoperta di ristoranti antichi, di case da tè, di caffetterie antiche, entrare e sentire appunto questi profumi, non solo i profumi ma anche le melodie, perché all'interno di queste case da tè molto spesso come sottofondo musicale vengono poste musiche tradizionali. E noi abbiamo visitato due case da tè, una casa molto molto ampia nella quale vi erano tavolini in stile occidentale e un'altra invece molto più piccola nella quale ci siamo sedute proprio sui tradizionali e tipici tavolini coreani. Pertanto io davvero vi consiglio di perdervi in queste vie e lasciarvi guidare non solamente da ciò che sentite, quindi dai suoni, ma anche proprio dai profumi. Insadong potrà offrirvi anche molto altro. Molto spesso infatti ci si può imbattere in coppie che indossano l'abito tradizionale, ovvero l'hanbok, e che approfittano magari dei giorni di festa oppure di occasioni particolari per camminare mano nella mano proprio tra le vie di Insadong, e anch'io ho colto una coppia per voi. Ma soprattutto lasciatevi catturare da questi strambi oggetti, da questa oggettistica così strana, così particolare che potrete trovare qui ad Insadong. Guardate per esempio anche le immagini di questo negozio dedicato ai gatti, dove sono state create appunto degli oggetti basandosi su quadri famosi, ovviamente anche su quadri italiani. Ed ora in chiusura vi lasciamo alle immagini dello Yogyesa Temple, che è uno dei pochi templi buddisti che si trova proprio nel cuore della città ed è vicino appunto ad Insadong. In genere i templi buddisti sono collocati sopra le montagne o comunque un po' al di fuori dal centro urbano, invece in questo caso noi abbiamo scovato questo splendido tempio per voi, per cui vi lasciamo alle immagini di questo tempio buddista. Da Seul è tutto e io e Gokuma vi salutiamo. Annyeonghaseyo!